Trovati e benvenuti all'appuntamento del mercoledì con il Molise che va edizione estiva. Parliamo in questa prima parte del programma, parliamo di sicurezza, sicurezza a 360 gradi e di sicurezza oggi c'è veramente bisogno. Lo facciamo con un esperto, con Mauro Cendracchio, al quale do il benvenuto. Grazie mille. Qual è il rapporto tra Mauro Cendracchio e la sicurezza? Beh, Mauro Cendracchio ha fatto la sicurezza per la sua vita, in effetti. Sono 40 anni ormai che opero nel settore della sicurezza, per tanti anni per lo Stato italiano attraverso l'Arma dei Carabinieri e poi in proprio, quindi ho fatto sicurezza a 360 gradi. Dalle navi da crociera, controllo delle persone, a sicurezza per grandi aziende e ancora oggi continuiamo, ringraziando a Dio, a lavorare per grosse In aziende. che maniera è strutturato? Noi, allora, io ho un'azienda che si chiama MC Security, che è un'azienda uninominale ed è mia, dove io sono socio unico, e con la quale in effetti ho costituito un network e attraverso questo network ho acquisito delle quote con una grossa società di investigazione autorizzata dal prefetto di Isernia, ma a nome e per conto del signor Rogliani Armando, che è il titolare della licenza, e facciamo investigazione su tutto il territorio nazionale, perché oggi le autorizzazioni sono a estensione nazionale, in base a un decreto ministeriale che è il 269 del 2010, e quindi svolgiamo attività di investigazione atti alla sicurezza personale, aziendale, tutto ciò che è sicurezza noi siamo nelle condizioni di poterla fare. Questa è la National Security Investigation. Sì, National Security Investigazione, sì, con sede a Isernia in via Libero Testa 53. Dove io sono il direttore operativo e del personale, il signor Rogliani Armando è il titolare dell'autorizzazione, nonché direttore tecnico, e abbiamo del personale qualificato e soprattutto gente che ha già lavorato con me negli anni passati e quindi esperti nel settore, e svolgiamo sicurezza e investigazioni su tutto il territorio nazionale, dove ci chiamano, noi lì siamo presenti. A proposito di specializzazione, di titoli, cioè vedo che lei ha anche un documento dell'Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma, perché questo Sì, riconoscimento? come dicevo prima, adesso c'è con la nuova normativa, in effetti con il decreto legge 269 del 2010, cosiddetto decreto Maroni, è necessario per poter svolgere le attività di titolari soprattutto e di dirigenti degli istituti di investigazione e di vigilanza acquisire un master universitario specifico nella sicurezza per avere il titolo di security manager. E io mi permetto con modestia, io sono forse l'unico e il primo nel Molise ad aver ottenuto questo attestato. Quindi, Ha fatto riferimento al suo passato nell'Arma dei Carabinieri, è stata utile questa esperienza ai fini dell'attività di oggi? certamente tutto ciò che ho fatto poi nella mia vita devo sempre ringraziare l'esperienza acquisita nell'Arma dei Carabinieri, da tener conto che io mi sono arruolato nel 74, c'entrai per gioco come ausiliario, e essendo iscritto all'Università di Napoli, giurisprudenza, era il momento del terrorismo e potete immaginare chiaramente i miei lungimiranti comandanti dove mi misero, e io ho lavorato per 8 anni. Sotto copertura chiaramente per conto dell'Arma dei Carabinieri, ho fatto tutto il periodo del terrorismo e poi nell'84 sono passato nei ruoli civili ed oggi sono qua. Sto ricominciando la mia vita da capo perché oggi ho 61 anni, ma mi sento pronto a ripartire da capo. Perché i carabinieri sono così amati, così ben voluti? I carabinieri sono così amati, così ben voluti perché in effetti fanno della sicurezza del popolo una cosa loro personale, quindi sono sempre presenti e non badano ai rischi che affrontano, che certamente non vengono ripagati da questo Stato italiano che noi abbiamo tanto amato e continueremo ad amare perché siamo carabinieri. Quindi, però, io penso che questa è proprio la vocazione all'essere disponibile per tutti. Al di sopra di ogni cosa, anche della propria vita, tanto è vero che ci sono stati tanti ragazzi che ci hanno rimesso la vita per il prossimo, quindi per i cittadini italiani.
forse loro quella divisa non la indossano solo, ma la sentono proprio dentro. Per loro la vivono. La loro pelle è la divisa, quindi io non l'ho mai portata la divisa, però perché purtroppo l'avrei anche portata, l'ho portata una volta solo quando ho fatto il giuramento, però è chiaro, la divisa deve essere addosso per sempre. E tanto vero che c'è un detto tra noi che ormai siamo in pensione, non vogliamo e non accettiamo mai essere chiamati ex carabinieri, noi siamo carabinieri, sempre. Noi siamo sempre carabinieri. In tanti anni di lavoro, no? Così come nelle investigazioni, sono stati momenti, diciamo, gratificanti? Io devo dire sì, la maggior parte, il lavoro ci ha sempre gratificato, a me personalmente mi ha sempre gratificato. Ho dovuto affrontare situazioni abbastanza pesanti, perché dobbiamo tener conto che noi siamo sempre contro il malaffare, siamo sempre contro tutto ciò che è illecito, tutto ciò che è illegale. Noi viviamo in un mondo di corruzione, quindi questo è la base della logica e perché la sicurezza è necessaria. Ma rispetto a prima, questa corruzione? Prima era un po' più mascherata, la corruzione c'era. Non era così spietata come lo è stata dal 92 in poi, grazie a un nostro compaesano. Chiaramente lui voleva salvare il mondo, non ha fatto altro che aggravare la situazione, perché la corruzione è il pane quotidiano di tutti. Chi non è corrotto non fa niente, chi non è corrotto si ritira, chi non è corrotto abbandona, perché chiaramente, o chi non ha la capacità di corrompere si deve ritirare, perché non ha spazio. Il mondo è fatto così. Questo tante volte ho fatto delle mie colpe, ho pensato sempre, anche una volta un giorno con un collega che è stato un glorioso, è stato colui che ha arrestato per ben 3 volte Curcio, quindi per il passato. Oggi ci vediamo che Curcio, chi non lo conoscesse, è stato uno dei capi storici delle Brigate Rosse. Curcio oggi è un professore rinomato, riconosciuto, stimato, acclamato da tutte le autorità. Il mio collega superiore, che era un maresciallo, sta in pensione, sta morendo, che ha un cancro, è stato abbandonato da tutti, dalle istituzioni, e se qualche volta, perché noi veniamo presi in giro, che dice che l'Alzheimer forse o l'arteriosclerosi ci fa parlare sempre del nostro passato glorioso, viene preso anche in giro, quindi non viene tenuto in considerazione. Allora noi riflettiamo, diciamo, siamo dei disonesti nei confronti dei nostri figli, che non li abbiamo insegnati a delinquere, li abbiamo insegnati solo ad essere per bene, senza fargli capire che il mondo è fatto di delinquenti e non di persone per bene. Sta dicendo delle cose molto pesanti. È la realtà, e sfido chiunque a venirmi a dire il contrario di quello che io dico. Io non sono mai stato attaccato dalla Camorra, non sono stato mai attaccato dalla mafia e mai dall'Ndrangheta. E vi posso garantire, vi posso portare prove che io ho arrestato mafiosi, ho arrestato ndranghetisti, camorristi. Però la realtà è questa, quindi la gente deve convincersi che la sicurezza è un fatto serio ed è importante. E bisogna fare attenzione soprattutto a chi ci si rivolge. Non dico che bisogna rivolgersi a me, però noi siamo nelle condizioni di poter dare soddisfazione e di portare a termine certi servizi che sono necessari e sono importanti. Oggi soprattutto va detto che la maggior parte degli uomini che stanno nelle forze dell'ordine vanno acclamati all'ennesima potenza, perché rischiano la vita tutti i giorni e fanno la fame, perché lo Stato non compensa i propri dipendenti che danno la propria vita e quindi molti uomini, sia dei carabinieri che della polizia, si sacrificano e sono ben disponibili, anche laddove noi ci presentiamo per collaborare, loro sono disponibilissimi perché sono persone per bene. Ma noi abbiamo la maglia rosa in campo europeo, in campo mondiale, per questo anche nelle altre nazioni il malcostume è in qualche modo imperante. Ma nelle altre nazioni il malcostume è, e si sa, tanto è vero che lo controllano. Tanto è vero che stabiliscono anche delle percentuali sugli appalti, su chi gestisce l'appalto, su chi lo istruisce, però c'è un fatto molto importante, che negli altri paesi europei o mondiali la corruzione poi viene combattuta e chi viene preso paga, qui invece no, chi viene preso qui viene premiato, diventa o diventa onorevole, o diventa ministro, o diventa sottosegretario, lo sappiamo, stiamo agli occhi di tutti, vediamo. C'è gente che è corrotta, gente che ha manciato milioni e milioni e milioni di euro e hanno sempre il potere in mano. Cioè questo è. Quindi non è che la corruzione esiste solo in Italia la corruzione è un titolo,
come io ho preso il titolo di security manager, qua per fare carriera bisogna essere spregiudicato. Ma oggi chi si rivolge essenzialmente a voi? A noi si rivolgono le famiglie che hanno problemi dei figli tossici, quindi non sapendo come comportarsi, come muoversi, allora si rivolgono a noi per avere conferma di quello che già loro sanno, perché un padre, una madre che si rivolge a noi già sa che il figlio è tossico dipendente, forse non riescono a sapere e a capire di che sostanze usa, che sostanze fa uso il proprio figlio o la propria figlia. E quindi noi alla fine portiamo un responso e laddove riusciamo spesso facciamo arrestare gli spacciatori, ma purtroppo siamo limitati a questo, perché poi non c'è il conforto dell'istituzione che dovrebbe prendere questi ragazzi di forza, perché il genitore che si trova di fronte a un figlio che incomincia a fare uso di sostanze stupefacenti ed è maggiorenne, il genitore rischia di essere denunciato, perché poi la giustizia italiana funziona in questo modo: se io prendo un mio figlio che si sta drogando ed è maggiorenne e lo piglio e con la forza e lo voglio portare in comunità, io rischio di essere denunciato per sequestro di persona. Allora in questo caso dovrebbe intervenire lo Stato, prendere questo ragazzo e portarlo, perché si fa solo ed esclusivamente per fare del bene al ragazzo, altrimenti sono abbandonati a sé. Questo è il problema, è il dramma, quindi noi non facciamo altro che dire di che sostanze stanno usando i ragazzi. Qui a Isernia adesso c'è un forte aumento dell'uso del crack, quindi sappiamo bene che sono droghe sintetiche che fanno male alla salute, oltretutto. Che scombinano il cervello, bruciano il cervello dei ragazzi. Ha fatto riferimento delle difficoltà di rapportarsi in alcuni casi con le istituzioni nella vita professionale qua in regione. So che in passato ha avuto anche delle attestate da parte del comune, da parte dei vigili, allora vedo Carola, sì, comune, sì, certo, quando c'era Testa. Ho avuto il piacere e l'onore di l'ingegner Testa, che ci ha seguiti passo passo quando lui era sindaco di Isernia. È una persona intelligente, ha capito, quindi ha tastato prima, ci ha visto lavorare sul campo e quindi poi ci ha rilasciato degli attestati di benemerenza, così come il comandante Carola, che non erano certamente persone facili e dolci a dare apprezzamenti, quindi ci hanno prima tastati sul terreno e poi dopo hanno visto di che cosa eravamo capaci. Purtroppo poi ho dovuto rinunciare a poter continuare a lavorare a Isernia, perché c'era la volontà di qualcuno di farci fuori, perché non capivano che io con la mia organizzazione non stavo qui per fare concorrenza ai loro protetti, ma stavo qui perché io lavoro. Io ovunque vado in Italia sono ben accetto, perché io non vado in un'altra città, vado a fare concorrenza a altri istituti che stanno, perché c'è spazio per tutti, quindi poi sta nella professionalità, nella capacità di rapportarsi con i clienti a farsi valere, insomma. Purtroppo Isernia e Venafro in particolar modo ho avuto grossi problemi, ancora oggi continuano uomini delle istituzioni che tutto fanno, ma tranne fare il lavoro per le istituzioni, secondo me lo fanno per favorire qualcun altro. Questo lo dico assumendomi ogni responsabilità, li ho denunciati, ci sono le denunce, abbiamo ottenuto anche qualche risultato, qualche prefetto è stato arrestato, quindi... Noi ci hanno distrutto delle aziende, quindi pensate soltanto a mio figlio Centracchio Alessandro, che fu denunziato per attività abusiva, dove lui aveva una licenza di vigilanza e trasporto valore da 11 anni. Arriva la polizia amministrativa di Isernia, lo denuncia perché secondo loro faceva l'attività abusiva. Mio figlio bene ha fatto, demoralizzato a morte, prese le autorizzazioni e le riconsegnò al prefetto di allora. Licenziò 10 dipendenti, ha fatto un processo che è durato un anno, dopo un anno è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Mio figlio è stato distrutto, mio figlio ha perso un'azienda di tutto rispetto, mio figlio dorme dalla sera alla mattina. È un ragazzo sfiduciato, chiaramente, che non crede più nelle istituzioni e non ne vuole più sapere. Quando gli parlo di poter riattivare, lui è schifato, grazie alla questura di Isernia. Purtroppo questa è una costante, molte volte si distruggono delle persone, delle aziende, già prima dei giudizi, certo.
già prima dei giudizi sono. Le volevo chiedere una cosa, siccome ha detto che diciamo spazia come attività in tutte, anche in altre regioni, certo, questo fatto delle difficoltà così marcate le ha riscontrate anche in altri posti o noi purtroppo siamo in prima linea? Purtroppo è una costante. Tenete conto, io avevo un'azienda a Caserta, una delle prime aziende a livello nazionale, dove io trasportavo quasi 700 quintali di soldi, io portavo quintali di soldi per conto della Banca d'Italia, per conto della Zecca. Caserta chiaramente hanno favorito aziende della Camorra, e mi hanno portato a me, io ho avuto 3 infarti grazie agli attacchi che mi ha fatto la prefettura e la questura di Caserta, attenzione, non me l'ha fatto la Camorra, attenzione, questo sia ben chiaro. Ci hanno fatto chiudere un'azienda che è storica, io avevo 30 auto articolati, tenevo 40 furgoni blindati, c'avevo 70 dipendenti, mi facevo un lavoro che nessuno aveva fatto e nessuno fa, noi trasportavamo la moneta di nuova emissione. Purtroppo quando è stato capito che era un business abbastanza lucroso, un sottosegretario del Ministero dell'Economia, si chiamava Nicola Cosentino, ha dato ordine che la Securpol Sud doveva sparire da Caserta, e così è stato. E beh, Cosentino non sta meglio adesso. Ok, lui è andato in galera, io fortunatamente sono ripartito. Una prefetta è stata arrestata, perché chiaramente. Però non, è un magro consenso. Mi viene spontanea così una riflessione, con tutte queste traversie, eppure è così carico di voglia di fare, di entusiasmo, di intraprendenza. Da dove viene questo? Viene dalla volontà di vivere, io sono un uomo che vive, io vivo di questo lavoro. La notte, quando si fa sera e devo andare a letto, qualcuno dice, vabbè, ma è anche che bisogna essere contenti, perché si va a letto, c'è la moglie, c'è la cosa, indubbiamente. A me dispiace perché io finisco di lavorare, quindi io ho il morbo dei cinesi, mi dicono spesso degli amici medici, dici tu hai il morbo dei cinesi perché tu vuoi sempre lavorare, è la mia passione, è la mia vita, quindi, e devono fare attenzione quei signori che fino ad oggi hanno sperato di farmi morire e sono ripartito alla grande, quindi li rivedrò in mezzo alla strada. Senta, una bella famiglia, immagino, ha fatto riferimento a un figlio, quanti figli ha? Io ho 6 figli. 6 figli, di cui 3 maggiorenni, cioè no, adesso sono come diviso, sono 5 maggiorenni, cioè 3 maschi e 3 femmine. Ah, proprio a metà e metà. Sì, sì, c'è 3 maschi e 3 femmine, i quali mi solidarizzano con me, quindi purtroppo convivono anche nelle amarezze, quando io sono arrabbiato, perché poi mi arrabbio spesso, quindi, e sfogo in famiglia, purtroppo. Gli racconto i fatti, non è che faccio chissà che cosa, quindi gli racconto le cattiverie, soprattutto, non certamente i fatti che io tratto, perché sono riservato, quindi, e questo è. È una bella squadra. Allora, stavo vedendo dalla locandina, a parte il fatto della droga, ma vedo molte altre cose, le nostre investigazioni serie e professionali ti danno risposte certe, i dubbi non sono solo quelli sentimentali, cioè, ma anche le infedeltà aziendali dei dipendenti, dei soci, della certo, concorrenza sleale. Allora, le aziende, soprattutto noi lavoriamo per le aziende hanno un grosso problema, il problema è selezionare il personale, perché sembra strano, ma la gente che piange in mezzo alla strada, che cerca lavoro, non cerca lavoro. Cerca chiaramente lo stipendio a fine mese, perché chi cerca lavoro dopo ama l'azienda per la quale lavora, accetta i sacrifici, indubbiamente, sacrifici moderati, nessuno vuole fare lo schiavismo di nessuno. Purtroppo c'è un'infedeltà coerente in tutte le aziende, gente che si mette in malattia, gente che che non fa il proprio lavoro, gente che dovrebbe fare degli spostamenti per il lavoro e invece al posto di andare sul posto di lavoro dove l'azienda li ha mandati se ne vanno a fare i fatti loro, chiaramente aggravando sui costi delle aziende. Oggi sappiamo che le aziende che lavorano stanno proprio al limite della regolarità, cioè del guadagno, c'è un minimo perché c'è una concorrenza spietata, quindi le tariffe che vengono applicate in tutti i settori sono, i costi sono anche alti, e i costi sono altissimi. Bastano in un'azienda che ha 20 dipendenti, bastano 2 o 3 che si mettono in malattia, attenzione, malattia falsa, perché non può essere che si ammalano in 3 in contemporanea, poi malattie strane, mal di pancia, noi abbiamo avuto, io avevo una giugulare aperta che avevo avuto un intervento al cuore, stavo alla guida di un tir, stavo andando in Austria, certamente io sono un pazzo, quindi, però
Le aziende purtroppo vivono questa realtà. Se incappano in una serie di dipendenti che sono disonesti, disonesti moralmente, perché non tengono conto che facendo danno all'azienda fanno danno a loro e agli altri colleghi. Allora, purtroppo ci sono pochi strumenti per poterli controllare. Noi chiaramente con la nostra azione noi controlliamo il personale che sta in malattia, perché voi sapete che il terzo giorno scatta chiaramente la truffa ai danni dell'INPS, e quindi noi con le nostre indagini, con i nostri accertamenti dimostriamo, raccogliamo le prove, andiamo alle autorità competenti che poi devono procedere d'ufficio alle denunce, perché chiaramente la truffa è ai danni dello Stato, ai danni è solo così. Però poi si trovano dei magistrati compiacenti, perché dicono che le aziende sono, l'imprenditore è sempre il delinquente. Sì, perché stanno i sindacati perché proteggono. L'imprenditore è sempre il delinquente, mentre il dipendente, poveraccio, è sempre colui che è lo schiavo della situazione. Poi parla anche della concorrenza. La concorrenza sleale, perché chiaramente c'è in essere. Allora, il discorso della concorrenza ci riallacciamo a quello che ho detto prima. Purtroppo bisogna essere disonesti, ma non tutti gli imprenditori, fortunatamente, sono disonesti. E allora si deve fare in modo di capire e di scoprire come si possono aggiudicare delle gare o prendere dei lavori in concorrenza di aziende serie, aziende sane, che applicando il contratto collettivo nazionale, applicando tutte le spese, le tasse, non riescono ad aggiudicarsi la gara, mentre se la aggiudicano spregiudicati che non applicano il contratto nazionale, che non rispettano la sicurezza sul lavoro, che non rispettano niente. Noi subentriamo noi attraverso le aziende che ci danno il mandato, chiaramente si devono anche sopperire, caricare delle nostre spese, poveracci. Però poi alla fine le facciamo recuperare, perché le nostre indagini poi portano sempre a un risultato positivo, o quasi sempre. Persone scomparse, ma da noi questo fenomeno? Persone scomparse, questa è una pena nel cuore da sempre, anche quando stavo in servizio effettivo, quindi che vedevo che arrivavano genitori disperati a denunciare la scomparsa di un proprio familiare e le autorità si limitavano a fare quel poco che potevano fare. Allora io attraverso l'associazione ho pregato i colleghi di metterci a disposizione a costo quasi zero per poter dare la possibilità alle persone che hanno bisogno del nostro servizio, facendo il tam tam a livello nazionale e a livello europeo, perché noi facciamo parte anche di un'associazione internazionale, di poter dare una mano a ricercare queste persone. Perché ogni giorno spariscono migliaia e migliaia di persone e le autorità non hanno la forza, non hanno proprio la forza economica, perché sappiamo che lo Stato italiano pensa a dare i sussidi a chi non deve darli, mentre i servizi seri vengono abbandonati. Ma in questi giorni si parla di questa molisana scomparsa in Sardegna, la di Cristinzi. Sì. Cristinzi, sì. Non siamo stati contattati, noi saremmo ben lieti di dare una mano, quindi noi siamo a disposizione, per questi casi noi siamo a disposizione, chiaramente si valutano, si vedono le cose senza aggravare sulle spese. Poi vedo che vi preoccupate del garantire la sicurezza personale e quella della famiglia. Per quanto riguarda la sicurezza, è certo, perché ecco, un imprenditore che è esposto, perché oggi i rischi ci sono sempre stati, ma oggi i rischi di tentato sequestro o di rapina in casa si sono accentuati, perché sappiamo bene lo stato sociale com'è. Quindi noi facciamo una bonifica intorno alla famiglia dell'interessato, quindi facciamo indagini a 360 gradi su fornitori, su clienti, su amici, senza che nessuno si possa offendere, perché noi facciamo gli accertamenti su tutto per vedere intorno alla persona, al nostro cliente, che cosa sta succedendo, e quindi vediamo i potenziali pericoli da dove possono venire. Quindi questo è il nostro compito. Prima abbiamo parlato della droga, però il fenomeno, diciamo, ancora pesante, l'alcol. Sì, oggi oltre l'alcol è il gioco. Il gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo. Con l'alcol possiamo fare ben poco, perché chiaramente l'alcol è superiore alla droga, il danno che fa l'alcol è superiore alla droga, e chiaramente ci sono dei genitori, lì noi possiamo intervenire dove stanno i minori, quindi cerchiamo di recuperarli, fisicamente li portiamo dei genitori. Per quanto riguarda le altre persone, chiaramente sì, ci si limita a fare degli accertamenti per vedere se continua a fare uso di alcol oppure no. Per quanto riguarda il gioco, che oggi è il male peggiore che esiste, perché c'è gente
gente comune, gente socialmente che non ha i soldi nemmeno per mangiare, però fa uscire i soldi per andare a giocare alle benedette macchinette. Quindi noi sempre lavoriamo soprattutto per i genitori, per controllare dei minori a rischio che vanno a giocare, quindi cerchiamo di fare una bonifica intorno a loro. Quindi. Lo scorso anno io ho intervistato Tonino Biasella, che tra l'altro è venuto a mancare proprio in questi giorni, e lui ha fatto una vita nel calcio, prima da giocatore, sì. E poi fino a 81 anni aveva una scuola, la Fraterna, sì. Una scuola calcio, sì. E gli ho chiesto com'era il rapporto con i ragazzi, e lui ebbe delle parole così di dispiacere, disse che io mi piacerebbe aiutare a formare degli uomini, se poi c'è un buon giocatore va bene, dice, però mentre io qua cerco di dargli delle regole, di rispettare degli orari, però poi nelle loro famiglie li fanno fare quello che vogliono loro. Lui è stato molto molto critico con i genitori. Certo, non sbagliava, in effetti il problema serio dei giovani siamo noi genitori, ci metto pure io in mezzo, siamo noi genitori che siamo presi da tanti pensieri, da altri problemi, e ci siamo dimenticati quando i nostri genitori, pur stando una giornata intera curvi a zappare la terra, quando era la sera ci facevano una carezza e ci facevano sentire esseri umani. Oggi noi no, gli compriamo la PlayStation, ormai è passata di moda, gli compriamo l'iPhone ultimo modello, l'importante è che non ci diano fastidio, l'importante è che loro si mettano in un cantuccio e siano là per fatti loro. Abbiamo dato importanza al Dio denaro e ci siamo scordati che i nostri figli li abbiamo fatti noi, li abbiamo creati noi. Lei vive nella Valle del Volturno, in quei comuni purtroppo droga, alcol, lì, gioco d'azzardo ci sono, e come? Lì purtroppo è una triste realtà, lì c'è l'abbandono totale, perché lì con la scusa che ci conosciamo tutti, che siamo tutti amici, ognuno fa quello che vuole e i bambini restano fino a mezzanotte l'una, mentre noi forse ce ne andiamo a dormire, loro stanno nel bar e qualche birra se la fanno sicuramente già da bambino. Questo è grave. Parliamo di un'investigazione forse la più leggera, dove forse ci si ricorre con maggiore frequenza all'infedeltà. L'infedeltà coniugale. ti lascio passare il fatto leggero, ma non è così, perché in effetti. Vabbè, stanno anche quelli che esagerano. No, sì, c'è pure chi è. La gelosia, queste cose. C'è la gelosia, quindi, ma lì si capisce subito, e quindi poi noi stronchiamo immediatamente. Per noi ogni tipo di investigazione è importante, perché soprattutto ecco, l'infedeltà chiaramente coinvolge una famiglia, possa passare anche laddove c'è una coppia che non hanno figli, allora il problema è ben diverso, ma è sempre un problema serio che va rispettato, ma a volte ci troviamo di fronte a realtà veramente tragiche dove ci sono dei figli e dove questa gente vive questa situazione nel modo tragico e drammatico, dove ci sono discussioni tutti i giorni, ci sono inseguimenti reali, proprio la moglie corre dietro al marito, fanno sceneggiate in mezzo alla strada, cioè comporta uno squilibrio sociale ai figli soprattutto, perché poi chi ne paga le spese sono proprio i figli. E forse anche le persone stesse che ci vengono a dare il mandato, perché stanno vivendo male quella storia. Allora no, il nostro obiettivo, io per correttezza, e questo lo dico anche a nome di altri colleghi, perché ringraziamo Dine, siamo molti abbastanza seri, ci stanno i disonesti come in tutti, perché una persona che si sente tradita è disposta a fare qualsiasi cosa, è disposta a pagare qualsiasi cifra. Allora ci sono, e questo è un messaggio che voglio lanciare alla gente e chi mi sta ascoltando, dei colleghi, che se mi ascolterà, bisogna smettere di fare attenzione in questo. Allora, quando viene un cristiano a chiedere una nostra consulenza per un fatto matrimoniale, bisogna essere corretti e coscienziosi di dire: lo faccio perché c'è la realtà che qualcosa non va, lo faccio in 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, perché poi l'investigazione è fatta così, è strana, cioè puoi avere la fortuna di scoprire il tutto in 30 secondi così come può andare avanti per giorni, però il buongiorno si vede dalla mattina, allora è inutile, perché noi costiamo caro, è inutile prendere in giro la gente e dire a una signora o a un signore: guardi, mi sembra di aver visto tua moglie con qualcuno e poi non è vero, e spillare altri soldi, questo è disonestà. Questa è scorrettezza, quindi questo io dico, fate attenzione a chi vi rivolgete, perché purtroppo anche nella nostra categoria esistono dei disonesti. Quindi. Ma questo fenomeno è maschile e femminile nella stessa misura? No, il fenomeno è nella stessa misura, e poi ci sono anche gli amanti e le amanti che fanno seguire i propri amanti e le proprie amanti.
Siamo quasi in chiusura, Centracchio. Sì. Com'è la vostra organizzazione? Come siete strutturati? Quanti siete? Allora, la nostra organizzazione, c'è il direttore tecnico, c'è il direttore titolare della licenza, che è il signor Rogliani Armando. Poi ci sono io in qualità di responsabile personale, direttore operativo, chiaramente. E poi abbiamo una serie di collaboratori che si chiamano CEI, cioè sono tutti collaboratori, tutti regolarmente inquadrati. Abbiamo una ventina di dipendenti con la National Security, e tutti ragazzi professionalmente preparati e qualificati, i quali poi operano direttamente sotto la nostra direzione, perché è chiaro che chi deve sovrintendere in forza della normativa è sempre il signor Rogliani, che è il direttore titolare della licenza. Quindi voi operate in tutta Italia? Noi operiamo su tutto il territorio nazionale, quindi abbiamo una licenza a livello nazionale. Allora, in conclusione, diciamo tre buoni motivi per contattare voi. Tre buoni motivi: se uno ha un dubbio, chiaramente il dubbio, come abbiamo messo nello spot, là c'era la vita, quindi è necessario togliersi il dubbio. Però per togliersi il dubbio è necessario rivolgersi a professionisti seri, e noi ci riteniamo tali, quindi siamo a disposizione. E noi poi alla fine di ogni indagine portiamo un regolare rapporto, il quale può essere portato tranquillamente davanti a un magistrato, il quale fa fede fino a prova contraria. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità, gli altri non lo so. Siamo in chiusura, io la ringrazio. Grazie e a voi. Grazie a voi. Tanti auguri di buon lavoro. Grazie. Seconda parte del nostro programma, il Concilia Family. È stato presentato questo progetto il 4 giugno scorso. Noi c'eravamo. Maria Antonietta Mariani e Adele Bonifacio hanno visto giusto, ma anche in prospettiva, nel volere ad Isernia, un organismo di mediazione, l'ADR Concilianto, ed hanno presentato il progetto Concilia Family. Lo stesso nasce dalla interazione tra strutture private ed istituzionali che, tra i loro scopi, comprendono la tutela della famiglia in tutti i campi. I professionisti del progetto sono avvocati, mediatori, mediatori familiari e interculturali, sociologi, psicologi, medici, assistenti sociali, insegnanti, commercialisti. Ciascuno con la propria professionalità contribuirà a risolvere la gestione del conflitto e i problemi delle famiglie. Teatro dell'evento, l'Aula Magna dell'ITIS Mattei di Isernia. Abbiamo intervistato Maria Antonietta Mariani, responsabile della sede Pentra da poco nata. Avvocato Maria Antonietta Mariani, responsabile dell'associazione che ha organizzato questo convegno. Qual è l'associazione e perché questo convegno? Sì, l'associazione si chiama ADR Conciliando, a Isernia gestiamo una camera secondaria, ci occupiamo di mediazione a 360 gradi, quindi di mediazione civile, commerciale, della familiare, e oggi presentiamo un progetto che si chiama appunto Concilia Family, che ha lo scopo, diciamo, di soddisfare quelli che sono i bisogni di una famiglia, sempre però grazie alla mediazione, cioè nel mettere in comunicazione praticamente le varie parti della mediazione, che possono essere genitori e figli, genitori, coniuge con l'altro coniuge, eccetera. Quindi diciamo che il nostro obiettivo, cioè lo scopo, diciamo, della mediazione è appunto quello, diciamo, di risolvere o quantomeno soddisfare i bisogni, diciamo, delle persone, aiutandoci sempre però con la comunicazione, che è alla base praticamente di ogni rapporto, e ovviamente è necessario sempre l'ausilio anche dell'assistenza legale degli avvocati. Ma qual è lo stato di salute delle famiglie molisane? Questo non glielo so dire, comunque sia le poche famiglie che si sono già rivolte a noi sinceramente hanno necessità appunto di risolvere le questioni, e onestamente quando si avvicinano alla mediazione e vedono che comunque ci sono dei professionisti, quindi avvocati oppure psicologi eccetera, a seconda delle necessità, si rendono conto appunto del vantaggio che questo strumento può dare, e onestamente molte rimangono soddisfatte. Poi almeno questa è la piccola esperienza fatta fino adesso. Buon lavoro allora. Grazie, grazie, grazie mille. Adele Bonifacio, contitolare dell'organismo. Avvocato Adele Bonifacio, vogliamo far entrare chi ci ascolta nel mondo di Concilia Family?
Sì, allora Concilia Family è un progetto che nasce proprio dall'unione di diverse associazioni a tutela di quella che è la famiglia intesa a 360 gradi. Quello che vogliamo portare avanti con questo progetto è proprio tutelare la famiglia in tutte le sue forme. Sappiamo che oggi viviamo in un momento di crisi della famiglia, dove non tutti possono poi accedere facilmente a strutture capaci di far fronte a quelli che sono i loro problemi. Con questo progetto vogliamo venire incontro alle famiglie non solo per aiutarle nella materia delle separazioni e dei divorzi, portare a loro anche un eventuale supporto psicologico oppure aiutarle nel caso in cui le stesse siano sovraindebitate. Sappiamo che oggi in un periodo di crisi come questo sono molte le famiglie ad essere, avere problemi economici. Vorremmo quindi in questo senso aiutare e portare un supporto a quelle che sono le famiglie che hanno appunto problemi non solo nella sfera familiare in senso stretto, ma anche da quello che è il punto di vista economico. Questo progetto nasce come sede centrale a Latina. Noi siamo qui una sede secondaria e a livello nazionale e anche internazionale sarà portato in giro, insomma, per quello che è l'Europa. Infatti ci sono proprio alla base di questo progetto una normativa europea che comunque più che impone, prevede un aiuto a quelle che sono le famiglie in difficoltà. Con quali medicine voi intervenite? Allora, quello che noi vogliamo portare avanti è un supporto quindi legale, psicologico, di avvalerci anche di persone specializzate nel poter portare avanti un piano di rientro nel caso in cui si dovessero prospettare quelle che sono difficoltà economiche. Questo anche in concerto con lo stesso tribunale. Infatti quella che è la procedura di sovraindebitamento vedrà il doppio ruolo non solo dell'organismo di mediazione come organismo di composizione della crisi, ma anche del tribunale stesso. La nostra sede è a Isernia, in corso Risorgimento, presso la sede del liceo scientifico, quindi aspettiamo che qualcuno ci contatti se dovesse avere bisogno di noi. Lei è molto giovane, ma la famiglia è malata, grave, ha una piccola malattia, in che stato è? Come la vede lei? La famiglia oggi ha difficoltà, abbiamo visto, per quella che può essere la mia esperienza, giovane esperienza, che anche partendo proprio dai problemi economici troviamo poi problemi più gravi che tendono a susseguirsi e portare poi a una vera e propria crisi che secondo me parte anche da una crisi di valori, si protrae poi con altre e diverse difficoltà per poi arrivare proprio a quella che è la rottura. Cercheremo, se avranno bisogno di noi, non tanto di ricomporre quelle che sono le famiglie, saremo presuntuosi, non abbiamo questa esperienza, ma almeno aiutarle in caso di separazione ad arrivare a una buona separazione. Moderatrice del convegno, Maria Spadafora, avvocato del Foro di Isernia, molto brava sia nella presentazione dell'evento che nell'analisi del delicato momento che le famiglie oggi come e più di ieri vivono, crisi economica sullo sfondo. Il primo ad intervenire, Vincenzo Di Giacomo, presidente del Tribunale di Isernia. Giudice, la famiglia è sempre al centro dell'attenzione, attorno alla famiglia ci sono sia rose che spine. Il convegno di oggi? Beh, insomma, è un convegno molto interessante, molto importante. Si è parlato soprattutto dei meccanismi della mediazione, del conflitto familiare, perché sappiamo che purtroppo in tante e tante famiglie, diciamo, le cose non incontrano degli ostacoli, spesso non finiscono bene, questo è un dato quasi normale ormai della comune convivenza. Quello che è importante è fare in modo che questo conflitto venga in qualche modo mediato, attenuato. Noi per esempio nella nostra esperienza al Tribunale di Campobasso siamo riusciti ad ottenere circa il 90% di trasformazioni delle separazioni e dei divorzi giudiziali contenziosi in separazioni e divorzi consensuali, e questo sicuramente è nell'interesse delle parti processuali, cioè dei coniugi in questo caso, ma anche e soprattutto dei figli, perché quando il conflitto viene in questo modo
modo mediato e attenuato, questo, di questo ne beneficiano i figli soprattutto, e poi alla fine ne beneficia l'intera collettività. Presso il Tribunale di Isernia si sta cercando di avviare un analogo percorso. Si può fare ancora di più, e se sì, che cosa? Beh, l'ideale sarebbe, l'ideale sarebbe che non si arrivasse proprio al conflitto, ma sappiamo che questo è impossibile, perché è nell'ordine delle cose che a volte le persone, specie dopo anni di convivenza, possano non andare più d'accordo. L'ideale sarebbe allora a quel punto riuscire a provocare una riconciliazione, però per la mia personale, anche personale esperienza, devo dire che riuscire in una riconciliazione sul piano del processo è difficile perché le parti hanno avuto tutto il tempo prima per pensarci, diciamo, il loro stesso conflitto è stato mediato dai loro avvocati, e quindi giungere ad una riconciliazione è difficile, però a questo punto, diciamo, è bene che si giunga quantomeno al male minore, che è quello di una trasformazione dalla separazione o divorzio giudiziali, cioè contenziosi, litigiosi per così dire, ad una separazione e divorzio che siano quantomeno consensuali, dove c'è cioè l'accordo e ci si lascia da persone civili in pace, diciamo, senza più conflitti. Senta, mi consente una domanda un po' personale: in questa sua professione quanto c'è di suo papà? Era un magistrato stimatissimo. Beh, credo che io debba a mio padre quello che io oggi sono. Mario Fuschino ha rivolto un breve saluto a nome dell'Ordine Forense Pentro a Cira Di Feo, responsabile nazionale del progetto Concilia Family, la relazione centrale. Cira Di Feo, responsabile nazionale del progetto Concilia Family, è un progetto importante questo qua, approda Isernia perché? È un progetto importante che approda Isernia perché Isernia rappresenta una delle sedi principali della nostra rete territoriale su tutta Italia, e abbiamo deciso proprio di far partire la serie di convegni che verrà organizzato su tutto il territorio nazionale da Isernia, perché le responsabili di sede, l'avvocato Mariani e l'avvocato Bonifacio, hanno un ruolo propulsivo nell'ambito di questo progetto, per cui abbiamo ritenuto di favorire questa città nell'avvio. Perché è importante? È importante perché dà una nuova visione di quella che è la famiglia oggi, e soprattutto perché mette al centro di tutto il cittadino, non i professionisti. Ci siamo resi conto che il cittadino spesso è solo e abbandonato, ha problemi di sovraindebitamento, ha problemi di separazioni e divorzi, non sa a chi rivolgersi. In questo modo noi abbiamo creato un centro multifunzionale a cui il cittadino potrà rivolgersi, quindi per avere assistenza da un punto di vista legale, psicologico, sociologico, e anche per quanto riguarda il sovraindebitamento, perché oggi purtroppo siamo tutti sovraindebitati. In che maniera si può intervenire per quanto riguarda questo aspetto finanziario, ed è un po' il punctum dolens? Si può intervenire grazie alla legge 3 del 2012, che è la cosiddetta legge del sovraindebitamento, la quale prevede una serie di procedure a favore dei consumatori che mirano a dilazionare i debiti oppure ad ottenere addirittura una riduzione dei debiti dei consumatori, quindi attraverso un procedimento legislativo che viene seguito presso le nostre sedi attraverso l'assistenza dei nostri professionisti. Debiti verso chi? Debiti verso Equitalia, debiti verso le banche, verso le finanziarie, i debiti verso terzi, quindi i debiti verso tutti. Ma la famiglia è veramente così malata oggi? Diciamo che la famiglia oggi è un po' malata, non diciamo che è così malata, è un po' malata, indubbiamente per una mancanza di comunicazione e indubbiamente anche per la crisi economica che comunque ha messo a dura prova tutte le famiglie italiane. Si può fare di più, e se che cosa? Si può fare di più offrendo assistenza integrata alle famiglie, cercando di fornire delle risposte, perché spesso le famiglie ci pongono degli interrogativi, ci pongono dei problemi, e noi dobbiamo essere in grado di risolvere quei problemi attraverso delle procedure semplici, attraverso professionalità e attraverso anche la trasparenza proprio degli onorari, al fine di dare maggiore certezza ai cittadini.
questa malattia che investe la famiglia oggi colpisce inevitabilmente i figli. In che maniera sono tutelati? Si può fare di più? I figli sono tutelati sia attraverso le procedure del sovraindebitamento, perché è chiaro che quando c'è la crisi economica anche i figli ne risentono tanto, e poi sono tutelati attraverso la tutela proprio dei minori, lo sportello a tutela dei minori, e attraverso soprattutto tanta comunicazione, riscoprendo il ruolo della capacità di ascolto da parte dei genitori e della comunicazione fra genitori e figli, che forse è quello che si è andato perdendo sempre di più. Allora, alle famiglie di Isernia qual è il messaggio che lei vuole lanciare? Che noi siamo presenti sul territorio e che in caso di problematiche sia di natura legale che di natura psicologica che di natura economica, la sede territoriale è pronta ad intervenire. È toccato poi a Mario Ciccorelli, giudice presso il Tribunale di Isernia. Perché è importante questo progetto? Beh, il progetto è importante innanzitutto perché credo che riesca ad avere una duplice finalità. Contestualmente riuscire a deflazionare il contenzioso pendente in tribunale, ma decisamente prima andare a limare quella che potrebbe essere la conflittualità all'interno della famiglia, in realtà nelle quali spesso dal contenzioso nasce altro contenzioso, e quindi spesso si assiste del vero e proprio precipitare delle situazioni alla fine. Quindi credo che in realtà di questo genere, con professionisti dotati delle dovute competenze per andare ad incidere proprio laddove occorre lavorare per andare a limare questo conflitto, consentano di contemperare quelli che sono comunque interessi rilevanti all'interno dell'ordinamento e comunque anche della società civile. Andiamo a monte, perché c'è tanta conflittualità nelle famiglie? Conflittualità credo da ultimo potrà sembrare banale, ma credo che la crisi abbia avuto anche in questo stretto ambito di riferimento delle notevolissime ripercussioni, perché laddove non l'economia familiare non gira è molto più facile trovare del pretesto e delle occasioni per far degenerare il rapporto. Semplicemente, banalmente, il fatto che di perdere la pazienza può andare ad aumentare, a fomentare e comunque ad insinuare all'interno del nucleo familiare quel clima di insofferenza che poi facilmente potrà dare la stura a procedimenti di separazione e divorzi, ma non solo. Ma questi genitori di che cosa dovrebbero armarsi intanto? C'è qualcuno che dice che prima di essere genitori bisognerebbe andare a scuola. Al di là della scuola, credo che c'è bisogno di tanta buona volontà, di tanta lungimiranza nell'andare a cogliere quello che è l'interesse soprattutto dei figli, in specie laddove nella famiglia vi sono figli minori, e capire quindi che intraprendere la strada giudiziaria, come dicevo poc'anzi, potrà essere solamente in maniera verosimile l'inizio di un qualche cosa che poi degenererà e assumerà dei connotati, dei caratteri sempre più grandi, sempre più giganti, e per i quali sarà davvero a quel punto molto complicato riuscire a tirare le somme senza particolari problematiche a carico dei figli e dei genitori stessi. Senta, nei piani alti della politica secondo lei potrebbero fare di più, e sì, che cosa? Bah, diciamo che nella politica mi farebbe piacere non entrarci. Devo registrare che comunque vi è un particolare interesse nei confronti della famiglia, almeno a livello normativo, e comunque l'introduzione nell'ordinamento di una serie di istituti come la negoziazione assistita, lo stesso divorzio breve, l'ultima, le varie forme di conciliazione e comunque di ADR che sono state introdotte e ancora si introducono nel nostro ordinamento,
credo che comunque siano un percorso decisamente utile e comunque propizio per riuscire a contemperare i diversi interessi ai quali facevo riferimento prima, quindi innanzitutto provare ad ottenere una deflazione del contenzioso, ma poi riuscire anche a contemperare in una sede diversa, meno solenne, meno formale, come può essere l'aula di un tribunale, quelle che sono le esigenze e le contrapposte posizioni che possono sorgere all'interno di una famiglia. Senta, lei è un magistrato, è un giudice molto giovane, qual è la famiglia ideale che lei sogna, alla quale eventualmente si ispira? La famiglia dove c'è dialogo, la famiglia in cui si parla, soprattutto i genitori, poi i genitori con i figli, e in cui si prova ad intraprendere delle scelte condivise più o meno, ma comunque condivise nell'interesse della famiglia, che credo che sia comunque l'interesse generale e prevalente rispetto a quello strettamente individuale dell'uno o dell'altro coniuge. Un nostro nonno, un nostro bisnonno, cosa direbbe oggi, osservando le famiglie di oggi? Mi è difficile rispondere. Inevitabilmente sono cambiati e di parecchio gli usi, i costumi, le abitudini, e tutto questo comunque ha causato, se da un lato una notevolissima emancipazione rispetto a quello che credo che potevamo registrare fino a non troppi anni fa, semplicemente appunto vedendo a quello che era stato il rapporto dei nostri nonni, quindi da questo punto di vista di certa emancipazione, inevitabilmente l'altro risvolto della medaglia, spesso l'emancipazione può comportare anche attriti e posizioni, per così dire, spigolose all'interno della famiglia, che facilmente potranno generare comunque un contenzioso. Marzia Bordignon, docente presso la sede Pentra dell'Università La Sapienza di Roma, ha parlato della sua esperienza maturata in un progetto del Comune di Isernia in ordine all'accoglienza e alle problematiche varie e complesse che l'incontro con lingue ed etnie diverse comporta. Marzia Bordignon, in questo convegno si sono dette tante belle cose, però lei ha portato un'esperienza diretta, ha parlato del problema dei problemi, quello dell'integrazione, delle difficoltà che ci sono, ma se fossimo tutti bravi questo problema non sarebbe un problema, ma sarebbe una risorsa. È verissimo, oggigiorno chiaramente è un problema, tra virgolette, se così possiamo chiamarlo, di impatto mediatico, in quanto soprattutto a Isernia si parla tanto di immigrazione. Io credo che vada semplicemente fatta una cosa molto basilare, vada semplicemente preparata la popolazione, basterebbero poche piccole accortezze, poche piccole nozioni per far comprendere che appunto l'immigrazione è una risorsa, non è un limite. E lo si fa con il cuore, perché poi fondamentalmente questo è il filo conduttore, perché avendo avuto la splendida esperienza di collaborare con lo sportello immigrati presso il comune di Isernia, ho avuto modo di conoscere una variegata componente straniera desiderosa di conoscere il nostro sistema legislativo, di rispettarlo, chiedendo in cambio semplicemente di poter portare un pezzettino della loro cultura, quindi di quelle che sono le loro usanze e di quelle che sono i loro usi e le loro leggi, e con un confronto molto semplice, amichevole, e che ha portato appunto a una serie di scoperte molto interessanti, che hanno appunto spinto la sottoscritta a specializzarsi ulteriormente come facilitatore linguistico e interculturale, proprio per poter insegnare nelle scuole questa teoria, questo splendido mix di culture che possono essere da stimolo per i nostri figli, e quindi non educarli all'odio, ma a un mondo ampio, vasto, dove c'è spazio sempre per tutti. È più preparato il singolo cittadino ad accettare queste persone o le istituzioni? Ma guardi, io penso che fondamentalmente in Italia c'è proprio un problema di fondo, che è proprio la gestione dell'immigrazione in genere, perché c'è un problema proprio a monte.
non credo che sia un problema esclusivamente europeo, penso soltanto che si dicano tante belle parole, che si facciano tanti bei progetti, ma poi alla fine c'è mancanza di informazione, che in parte può anche venire dalle istituzioni, ma in parte dipende da noi singoli fondamentalmente, perché dove c'è qualcosa che io non conosco, adoro capire perché non la conosco questa cosa, per cui penso che sia insito in un individuo, che sia esso rappresenti un'istituzione o che sia un singolo cittadino. Credo soltanto che si stia facendo tanta pubblicità per cavalcare un'onda politica attualmente, per cui non credo in tutti questi allarmismi che si stanno avvicendandosi in merito all'immigrazione a Isernia. In che maniera questo progetto può favorire questa integrazione? Può favorire nel momento in cui si venga a informare prima la popolazione esistente, sfatando una serie di miti, di false credenze, facendo capire che l'immigrato non viene qui come parassita, ma che tra virgolette viene qui perché importato per fini meramente economici, per cui io credo fondamentalmente questo. Immigrati a parte, integrazione a parte, ma la famiglia nel nostro Molise è malata? No, non credo che sia malata, credo che dalle nostre parti ci sia ancora un forte senso di famiglia. Nello specifico io non sono per le famiglie allargate, perché per me famiglia è madre, padre e figli. Credo che la famiglia oggigiorno però debba mettere al centro determinati valori, questo sì, perché sono i valori più semplici, quelli che sono stati insegnati a noi dai nostri nonni, dai nostri genitori, a dover essere portati nuovamente alla ribalta, perché oggigiorno la diversità sta nell'essere normale, quindi in una famiglia normalissima che conduce una vita molto normale. Tra gli ospiti Paolo Rabbona, stimato collaboratore della Caritas diocesana e Trade Union, tra gli ospiti della casa circondariale a Ponte San Leonardo, le loro famiglie ed il mondo esterno. In materia proprio di negoziazione. Paolo Rabbona, avvocato, ma in questo convegno si parla di un tema che tu vivi tutti i giorni, essendo impegnato da sempre nel sociale, si parla dei problemi delle famiglie. Quali sono i problemi delle famiglie, quello che dice la tua esperienza giornaliera? Ma come è stato già evidenziato molto bene dai relatori di questo convegno, i problemi familiari adesso sono sempre più contestuali, molteplici, variegati e di difficile soluzione, legati soprattutto, come diceva il dottor Di Giacomo, anche al sovraindebitamento delle famiglie, cosa che porta alla mancanza di serenità e a un rapporto assolutamente poco piacevole anche nei confronti dei figli. Quindi questo convegno credo sia fondamentale per far capire a noi avvocati, ma all'opinione pubblica, che possono essere trovate delle soluzioni alternative a quella che è la normale litiganza o comunque rapporti difficili tra marito e moglie, che poi la più delle volte si ripercuotono sui figli. È stato molto sottolineato il valore e il ruolo dello psicologo in quello che è il trattamento poi dei figli. Io secondo la mia esperienza, dopo tanti anni di volontariato in carcere, vedo delle famiglie distrutte proprio dalla lontananza che lì diviene coatta, quando invece si tratta di famiglie che sono al di fuori delle realtà intramurarie, poi sono, non dico delle scelte che fanno i coniugi, ma potrebbero essere gestite sicuramente molto meglio. Si parla sempre della prevenzione, che cosa si potrebbe fare per ridurre le conseguenze di questi guasti? Ma probabilmente io da cattolico, da cristiano convinto, credo sempre che un avvicinamento al Signore, a quelli che sono i percorsi di genitorialità cattolica, possono essere fondamentali anche nel fidanzamento prematrimoniale, a capire se la persona che si è accanto è quella giusta. Nella nostra realtà quali sono i problemi più grossi? Sicuramente, non sono io a dirlo, ma è l'Istat, è quello dell'economia calante, che ha portato a dei debiti sempre più forti all'interno delle famiglie, che si sono accumulati, perdite di lavoro, malgestione economica, dipendenze, ludopatie, che hanno portato a gestire gli stipendi, spesso l'unico stipendio della famiglia, in maniera improvvida, e hanno portato così a dei litigi che non sono più sanabili ora.
Quali sono le conseguenze sui figli? Ma le conseguenze sui figli, sempre stando a quelli che sono i dati dell'Istat o comunque a delle società, delle associazioni di riferimento, sono assolutamente negativi, perché spesso i figli vengono usati non solo dai coniugi, ma a volte anche da colleghi deontologicamente poco accettabili, come merce di scambio o come arma per far sì che un coniuge receda su un mantenimento, su una quota di mantenimento, piuttosto che lasciargli una casa. Tu ci dai un modello di famiglia? Assolutamente, quella di Nostro Signore, che ha insegnato a me, ma penso alla maggior parte dei cattolici, e non solo, anche perché sta avvenendo sempre di più, anche grazie all'esempio di Papa Francesco, anche nella cultura laica, che è quella della semplicità. Che cosa sta combinando sto Papa? Questo Papa sta combinando tanto. Io, la mia esperienza in carcere, me la tengo stretta, è venuto, ha portato un esempio di semplicità e ha combattuto, ha detto che noi cristiani dobbiamo combattere il pregiudizio, perché se non siamo in carcere o in altre situazioni di disagio è solo fortuna, quindi la vita ci è stata donata, ma questo lo dice il Vangelo, la vita ci è stata donata non per farne un bene egoistico, ma per donarla agli altri, sicuramente categorie di disagio che possono essere detenute. Ma insomma, io penso che se ci si avvicina alle opere di misericordia si possa essere definiti un buon cristiano. Tu eri presente a quell'incontro del Papa con gli ospiti della casa circondariale? Assolutamente sì, noi abbiamo avuto la fortuna di viverlo in prima persona, in quanto da anni svolgiamo come pastorale carcerale il nostro operato, il nostro apostolato anzi, all'interno di vari carceri italiani, e siamo stati invitati dal direttore qui come rappresentanti di queste associazioni, pastorale carceraria, semi di libertà, insomma varie associazioni di riferimento, e abbiamo avuto la fortuna proprio di scambiare delle parole con lui. E lui, la cosa più bella, penso che la cosa che debba farci riflettere, è stato che non dava tempo a noi di ringraziare lui, perché ringraziava lui noi. Ci ha dato una forza fortissima, perché in certi luoghi il volontariato carcerario, a differenza di tanti altri volontariati, è un volontariato molto molto difficile, perché se non sei formato non ci si può improvvisare, e la sua visita, la sua formazione è stata sicuramente una formazione a noi assolutamente ben accetta, ma che è stata molto più importante di leggere tantissimi libri. A posto, va bene. Permanentemente in tutti i comuni e tutte le scuole. Con la giovane Sara Nini, segretaria provinciale dei giovani avvocati, abbiamo parlato del convegno e non solo. Sara Nini, lei organizza in rappresentanza dei giovani avvocati di Isernia l'avvocato nel pallone, invece oggi si parla della famiglia che è nel pallone, perché? Effettivamente sì, ci sono notevoli problemi, soprattutto determinati da il sovraindebitamento, che purtroppo diciamo che riguarda tutte le famiglie, tutti i nuclei familiari, perché effettivamente quando non c'è serenità dal punto di vista economico, e la crisi ha toccato un po' tutti, entra in crisi anche il rapporto familiare, per cui a partire dai coniugi e soprattutto dai figli, che sono quelli che poi ne pagano le conseguenze in materia, diciamo, in maniera molto più evidente. Quindi da questo punto di vista anche noi giovani avvocati dobbiamo confrontarci proprio con questo tipo di problematica con i nostri clienti, e affrontarlo anche da un punto di vista come da psicologi, quindi accogliere il cliente in questi termini. E l'evento di oggi è abbastanza importante, perché rispecchia insomma questa necessità da parte delle famiglie di trovare appunto un supporto, dei professionisti validi che possano appunto aiutare la famiglia a superare questa crisi. Questa è la diagnosi, ma la medicina? La medicina è importante, anche la mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita, sono istituti diciamo giovani, che però possono diciamo evitare quelle che sono le lungaggini giudiziarie, in cui purtroppo molte famiglie poi si trovano coinvolte. Oggi la famiglia va in crisi, uno dei motivi, abbiamo detto, è l'aspetto economico, ma quali sono gli altri motivi, le altre cause che minano l'unione familiare? Beh,
da un punto di vista, diciamo, personale, ci sono tanti fattori. Sentiamo molto spesso casi di violenza, non soltanto sulle donne, ma anche sui bambini. Sono casi abbastanza gravi che vanno appunto affrontati con molta cautela e con professionalità. Lei è molto giovane, come sogna la sua famiglia? La mia famiglia la sogno sicuramente numerosa, anche se diciamo che abbiamo, come tutti i giovani, problemi ad avviarci, perché da questo punto di vista la carriera e comunque le aspettative economiche, sociali, di qualsiasi genere sono ambiziose, però sicuramente una famiglia numerosa, perché poi le fondamenta sono quelle, i valori sono quelli, quindi di una famiglia che sia comunque un nucleo familiare ben collegato, amalgamato, in cui si parli soprattutto, perché la conversazione all'interno della famiglia è la prima cosa per poter andare avanti serenamente. Ci sono dei modelli ai quali si ispira? I miei genitori, sicuramente. Quindi una famiglia come quella che effettivamente ho avuto, mi auguro di avere appunto la capacità di formare una famiglia come quella in cui sono cresciuta. Siamo in chiusura, grazie a Pino Vecchi per le riprese, ad Aldo Porfirio per il montaggio e la regia, ovviamente grazie a tutti voi che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana.